qui riflette. Fortuna che stasera non ho sudato per niente. No. No. Tanto per cambiare. Porca miseria, comunque bisogna mettere l'aria confezionata, in questo posto. L'aria confezionata. Niente, ci sono due amici che camminano mano nella mano in un bosco e uno dei due vede dietro al cespuglio una cosa e dice, guarda un po' lì cosa c'è? Dice, cos'è? È un bottiglione di vino da 2 litri. Quello, dice, andiamocelo a ciucciare dietro il cespuglio. Dice, va bene, però prima beviamoci il vino. Questa è una freddura all'inglese. È inglese. English humor. Questo, no, questo qui è poi. Racconto di Jack Norris. No, no, Jack Norris, quasi come lavorare in pensione. Lavorare in pensione. Ci sono girati. Dai, chiedemene una. Una nuova, sennò io la so tutte. Lo so, tanto ragazzi, io racconto sempre 200 barzellette, tanto ormai le sapete tutte. Mamma mia, tutte quelle coi cosi vuoi te? No. Sei matta? No, ma quella io non la racconto più, quella di Heidi l'ho raccontata una volta così per. Per quello a Marco la racconta. Voi volete andare a casa senza aver sentito la perché a me? Di Giotto? No, voglio sentire. La barzelletta di Giotto? Giotto. Ma lei è un coglione. Allora c'è questo padre di Giotto che va ai colloqui generali del figlio. A scuola? Eh no. Ah, che è vero. I colloqui generali tu vai a fatica. Che cazzo ne so. Non è che mi pare, va giù in cantiere e dici, come va mio figlio? Allora va ai colloqui generali di questo figlio, Giotto, il famoso Giotto, quello che faceva i cerchi. Si presenta, c'ha una bocca così, pare il culo di un babuino, rossa infugata, con la lingua così, gigantesca. Va dal professore di italiano e dice, come va il padre di Giotto, come va il figlio? Dice, lei è il padre di Giotto, suo figlio è un disgraziato, una cosa incredibile, io non ho mai visto un bambino così cattivo, così piccolo, già delinquente, fuma in classe, tira i capelli alle compagne, semene, compiti non mi fa mai, mi tratta male, io lo mando sempre fuori e quest'anno glielo boccio. Io non lo boccio, dice, va bene, vedremo. Guarda quella di storia, lei pare di Giotto, complimenti, un bambino veramente. Io lo vorrei uccidere suo figlio, perché è una persona, un bambino così piccolo è insopportabile, non mi fa mai i compiti, mi fa sempre il casino in classe, non lo vuole nessuno, io guardi, quest'anno glielo boccio. No, non lo boccio. Dice, va bene, vedremo. Tutti i professori così per tagliarla corta, se no sarebbe molto più lunga. Arriva alla fine da quella d'artistica, dopo 10 professori che hanno detto tutti che lo boccia, che sto fiolo è un disastro, entra demoralizzata il macchino. Come va mio figlio? Ah, lei pare di Giotto, complimenti, un bambino meraviglioso, bravo, fa dei disegni eccezionali, pensi che fa i cerchi perfetti, è bravissimo, diventerà sicuramente qualcuno di molto famoso, ha un grande e lungo futuro. E dice, va bene, va molto bene, pensi che la settimana scorsa alla lavagna durante la ricreazione ha disegnato un gelato che ai compagni gli sembrava così vero, ma così vero, che hanno iniziato a leccarlo dalla lavagna. E dice, sì, allora gli disegnato un gelato alla lavagna, allora a casa mi ha disegnato una figa dalla stufa. Ok, va bene, grazie.